Salve ragazzi, indovinate dove siamo? Siamo su Obsidio. Raga, su Obsidio. Lo so, uno mi dice, ma scusa, com'è Obsidio? Perché hai portato Obsidio? Portato Obsidio perché hanno fatto un aggiornamento grafico. Allora, andiamo con ordine. Per prima di tutto, ho fatto una partita per fatti miei. E hanno cambiato drasticamente un po' la dinamica. Bene. Noi siamo qui e siamo a tema Natale, quindi auguri, buone feste! Sì, ho già fatto, augurato già buone feste con lo specie di Fasmofobia. Allora, giocherò di nuovo da solo. Allora, nuovo zona di spawn a quanto pare, ovvero se notate, dietro c'è una casa... E noi siamo in un giardino alla parte esterna e siamo in un vicino a un albero di Natale. Hanno fatto un miglioramento grafico e di un miglioramento di texture generico di tutto. A parte togliamo hard. Non lo so, famo ancora la versione normale, figurate. Allora, parte che tolgo un attimo questa la videocamera. Allora, seleziona carta personaggio coming soon. Almeno questo. Allora... Perché ho voluto portare Obsidio? Perché non me lo sarei aspettato un aggiornamento di Obsidio. Anzi, mi aspettavo di Ghost Hunter Corps, essendo che fa parte di una piccola casuccia di sviluppo. Obsidio è fatto da un ragazzo, da un giovane che si doveva laureare. Credo che si è laureato, quindi auguri! Bene. Detto questo, aggiornato un po' di cose Fasmofobia. E... ne parleremo con calma. A parte selezioniamo contratto e faremo tutte le mappe. Non tutte, vediamo un po'. Ha migliorato, a parte il caricamento finalmente. Ma ragazzi, io vi dico che non mi ricordo bene i tasti. Allora, hanno aggiornato tutto. Ha aggiornato la cosa di Gesù, la Bibbia, l'acqua santa, il calice. Poi, vabbè, la runa, oddio, la runa è diversa, interessante. Il crocifisso, la bambola. Oh, madonna. Sta già suonando l'allarme, sta buono un attimo. Allora, andiamo con il Game Boy. Ah, no, è il coso delle radiazioni, ok. Il coso per parlare... Oddio, questo non me lo ricordo. Raga, già me lo sono scordato. No, perché l'ha cambiato graficamente. Il libro per scrivere. Vabbè, andiamo prima con la temperatura. Oddio, militare. Figo. Ah. Ma ha cambiato drasticamente il gioco. Raga, graficamente è cambiato tutto. Ma che è? Che è sto aggiornamento drastico? A parte il coltello, però per il resto tutto a posto. È cambiato tutto. Giocattolo. Oddio, la falce. È un Bert, raga. Uè, ho capito, sta buono. Hanno aggiornato un po' di cose perché hanno detto che ti vedo abbastanza attivo, fratello. Devi stare calmo. Anzi, mo sai che faccio? Me ne esco. Mamma mia, che ansia che sei. Ma hanno aggiornato drasticamente tutto. Vabbè, tranne qui. Questo è rimasto uguale. Pozza di sangue. Ma che re? Oh, calma. Tanta roba. Non so neanche dove sei, oltre tu. Ah, oddio. Ma che figata. Allora, aspetta. Mi avete aggiornato la location. Ecco da dove siamo usciti noi. Oddio, un po' Fasmofobia, eh. Ci richiama un pochettino Fasmofobia, eh. Non è che potrei dire che... Oddio. Ciao, Jack. Non è che ti animi, vero? No, ok. Allora, io non so neanche dove sta, perché sto esplorando la location. Allora, andiamo con calma.
per prima cosa hanno aggiornato, perché hanno detto, a parte, vabbè, le entità sono rimaste uguali, anzi c'è il Bert, ma io credo che è un Bert, raga. Sapete perché? Perché c'era la falce non l'ho mai vista. La falce mi sa che è da Bert unicamente. Allora, vabbè, mi ricordo, è tutto in inglese, quindi mo devo abituarmici. Non è che... mo, Madonna, c'è la pozza di sangue. Allora, hanno detto che la prima cosa, a parte che abbiamo... ecco qua, il Bert, per favore. Ah, hanno aggiunto il Wright, è vero, hanno aggiunto nuova entità. Lo spettro. Hanno aggiunto lo spettro. Wright sarebbe spettro. Che figata. Quindi ha aggiunto un'entità, ha aggiunto. Bene, ok, ok. Andiamo su Ghost intanto. Allora, più tutto, giocattolo del dinosauro. Ok, vabbè, e qua ci troviamo. Vedi, pure il Berto fa. Però, però... il blood. Devi stare calmo. Ah, a proposito, Madonna, non so. Volevo vedere. Ecco. Oh, vedete? Oh, hanno aggiornato pure sta cosa. Bello, bello. Oh, pure l'orologio. Meno male. È aggiornato tanto. Allora, stavo dicendo 17 gradi, non è malvagio. Allora, stavo dicendo, dovete trovare piscina. Qua dovevo mettere in ordine alfabetico, ragazzi. Sta buono. Picchiettare wall. Ah, se metto wall, ah, è più comodo. Smash, crash, walls. No, più che stab. Ok. Poi abbiamo pool, blood. Oh, molto meglio. È un right. È un right, raga. È un right. Però voglio essere sicuro, scusate. Puoi stare calmo. Oh, è bello sveglio. Allora, l'entità hanno aggiornato le cose. Intanto mo entriamo perché dobbiamo esplorare, capito? Cacchio sta. Ah, questo non è che sta... il telefono, meno 5. Orb. Non vedo orb. Comunque, voodoo, bambola. Voglio essere sicuro. Oddio, che figata. Per prima cosa, bambola, doll. Ok, vi confermiamo che è uno spettro. Ok, come siamo messi? 71, entriamo. Allora, vi dico gli aggiornamenti. Praticamente, a parte texture e miglioramenti, sta cosa mi piace, rompe pure bottiglie. Ah, poi accende radio. Non è quello, dov'è la radio? Dove cacchio sta la radio? È inquietante. Me cogliones. Complimenti. Allora, stavo dicendo, ma mi serve questo e questo. Vediamo se... ok, radio... oh, bello, l'hanno aggiornato. Figo. Andiamo a vedere. Allora, so che l'entità adesso può apparire 3 volte solo. Solo in 3 modi. Uno, la caccia. Ok. Ok, non fa radiazioni. E neanche FM. Ok, forse sta un po' esagerando sto tizio. Non mi piace, un po' troppo. Sta calmo. Comunque è un writer. Raga, palesemente è un writer. Blood. Sì, perché se metto Rain, buonanotte. Che poi c'è sta no, vedete, ormai è tutto questo. Ok, ormai è andata, ragazzi, è andata.
È andata, è un writer, è un write. Quindi mo a sto punto faccio back Ghost Week write Dole and Caliph. Ah, ecco perché hanno aggiunto la cosa, la, come si chiama, il calice, perché non c'era il calice, è stato aggiunto col, per l'entità. Ok, ok, Caliph, ok, il calice. Molto interessante. Ok. Fa smash, crash. Qual è quello che mi ha praticamente automaticamente Portals to Hell, porta all'inferno. Ah, il cupo mietitore, la falce. Questo mi stai dicendo. Fammi vedere un attimo, Bert, se è la stessa cosa. No, non c'è. Volevo vedere Wright, che cosa mi può dare. Però tanta bella roba si fa, eh. Devi stare calmo. Allora, l'entità si sta divertendo, è molto attivo. Hanno aggiornato la velocità delle interazioni dei fantasmi. Mi piace, però seleziona il fantasma ed è un right. Punto. Mo so che è un right. E non posso più tornare indietro. Allora, hanno aggiornato il fatto che non è più solo l'host a scegliere il fantasma, ma è anche il compagno. Così c'è la questione di voto. E questa cosa ci sta tutto. Non vi aspettate che portavo Obsidio, ma neanche io a dire il vero, ripeto. Perché, anzi, mi ha sorpreso che ha portato l'aggiornamento Obsidio e non Constanter Corpse, che è diventa più una casa. Una piccola casa. Mo, noi qui che cosa abbiamo? Solo Freeze. E la cosa non va bene. Più di tutto fatemi vedere le caratteristiche. Io me le ormai non ci gioco da un pezzo. Se c'è il fantasma, gli oggetti del fantasma, che sarebbe la bambola e il calice. Ok, segui, ok. Left 3 candle in the round. Come candles? Light. Accendi 3 candele in casa. Questa è nuova. Ok, vediamo se prima si scrive tutto il resto. Ah, comunque l'entità si può mostrare in 3 modi. Stavo dicendo prima che mi scordo, perché devo ancora fare tante altre prove. La prima, ecco, vedete che hanno aggiornato anche dall'esterno. Prima era tutto buio, invece mo ha fatto proprio una casa vera e propria. Bravissimo, bravissimo, ti stimo, frate. Toppe radioline, ragazzi. Mo vediamo se scrivi. Basta quei pozzi di sangue, abbiamo capito. Sono qui, corri, grazie. Pure a Music Box, grazie. Aggiornati scarafaggi, chiamiamoli aggiornamenti. Li ha fatti pixelati. Ragni. Ok, credo che questa entità oggi gli girano un po'. Allora, torniamo indietro e abbiamo radiazioni, no, Spirit Box, ancora non l'abbiamo fatto, scusatemi. Volevo dire Ghostwriter e Music Box. Perfetto. Quindi abbiamo adesso turno da fire plus turn on. Accendi il fire plus, che era il fire plus. Fire? Che cacchio è il fire? Raga, hanno aggiornato la dinamica di gioco. Pure gli oggetti, la cosa che devi fare. Che cacchio è il fire? Fire Place. Però io lo voglio capire. Accende il camino? Mi stai dicendo che noi possiamo accendere il camino?
Ma che bellissimo! Fermi. Allora, parentesi. Quindi, allora, tre candele in casa. Allora vuol dire che veramente devo accendere tre candele in casa. Allora, il fuoco è una cosa positiva perché, stavo dicendo, perché mi sto distraendo, che sto imparando a giocare. Piuttosto, se sai, vabbè, ma io posso andare in giro a cazzo da duro qua. Dicevo, a prendere le cose. Sì, basta. Stavo dicendo, l'entità può uscire tre volte e devo smettere di interrompere la situazione. Ma può, sottolineo, può apparire quando cammini in un corridoio. Apparire mentre stai per entrare in una stanza. Può apparire anche verso una direzione dove stai guardando, però al volo, quindi quella cosa del tipo. Solleva oggetti. Ok. Dove sei? Where are you? Ah, giusto, dobbiamo girare per la... Giusto. Ma io non conosco più questo oggetto. Che cacchio è quell'oggetto? Ma fatemi un attimo capire. Fatti un attimo capire, no? Devo realizzare un attimo una cosa. Quell'oggetto cos'è quel coso verde? Fatemi vedere la cosa verde, per favore. Che cosa dice qua? Non è FM. La spirit box dobbiamo vedere, la radiazione non le fa. Ah, il ghost orb e il rep pod. Ok. E il red pod, ok. Mo' dobbiamo gironzolare e beccare se parla la bambolina. Se parla, bene. Gala's here. Devil. Ha parlato, quindi c'è la bambolina in zona. Questo ti puoi nascondere. Ah, ok, qua ti puoi nascondere qui, va bene. Però non lo trovo più. La bambolina era qui. Lo so che mi... Sì, sta buono. Uè, ca... Ma sta veramente... No, non puoi stare... No, non mi puoi mettere le cose qua. Sovrè. Behind you. Behind you. Devil. I will No, catch devo you. uscire. On 100 the ceiling. di battito cardiaco, raga. Questo mi attacca. Ok, in realtà dovrebbe attaccare 120-130. Ma mai essere troppo... Meglio essere sicuri, perché l'aggiornamento è abbastanza ignorante. Mi sta piacendo. Zitti, mi sta piacendo. A parte c'è babbonato, c'è coso qui. Allora. L'entità. Avete visto là il fuoco? Allora, hanno fatto una cosa con l'effigie. E sta cosa sono più che contento. Perché l'effigie dava quel problema quando noi selezionavamo tra effigie, demone, Rusalka. E poi a volte succede che rimangono solo loro tre. Dava un fastidio disumano. A mo', l'effigie, come azione alternativa sua, praticamente brucia, mette le fiamme, butta le fiamme in giro. È una opzione, lo so perché l'ho letto nell'aggiornamento. Mo' parla, a parte che parla, quindi dobbiamo mettere Spirit Box. Quindi ha quattro cose, ok. Spero di non aver sbagliato. Vediamo. Expo. Allora, turno on a fire. Ok, l'ho acceso. Make us da radio. Oh, devono essere tutte spente, ok. Vedi, dobbiamo trovare. Ok. Come c'è la situazione? Ah, perfetto. Dobbiamo ritrovare la bambola. Oh, è rotto il cacchio in questa casa, eh. Mo' devo trovare sta cacchio in On the bambola. ceiling. Sì. I will catch you. I will catch you. Look up. Look up.
Ma tu mi dici che sei qua? Ma dove? Behind you. God is dead. Look up. I will catch you. Sì, ho capito. Ti stai divertendo a giocare con la mia torcia, maledetto. Look up. God is dead. Hell is here. He's here. Behind you. Oh, ma hai rotto sta luce, maledetto. Hai spento il generatore. I will catch you. Tack. On the ceiling. Look up. Devil. It's over. Mi hai spento il generatore, maledetto. Beh, teoricamente ha ragione, ho acceso troppe luci. Allora, a proposito, voi selezionate l'entità. Questa è una cosa bella. Perché se non la selezionate, se non la selezionate, raga, praticamente non si vedrà spesso in casa in maniera invisibile. Il fuoco è rimasto uguale, ok. I brividi comunque, madonna. Ok, almeno un po', dammi un po' di luce, mi serviva. Allora, oh, magari tutti i teschi, eccetera, bruttissimo. Fammi accendere qua il quadro. Ah, qua non c'è neanche un quadro, a parte là. Che devo fare? Aspettate, che mo scordo. Devo accendere 3 candele. Ok. Found l'ho messo vicino. Quello là del libro non ho capito. Turn a fire in the house and throw the ghost book on. Come? Aspetta, che devo fare? Oddio, cos'è questa cosa? Che devo fare? Ah, sta buono. Che cos'è il throw? Mi sono scordato che cosa significa throw. Devo buttare il libro lì dentro? Mi stai prendendo... Ah, oh mio Dio. E lo facciamo subito. It's over. God is dead. On the ceiling. Poi quella cosa, via, brucia dall'inferno, brucia. Ok. Abbiamo fatto... Dobbiamo prendere solo i suoi calici, giusto? Devo accendere candele da qualche parte, che non trovo le candele, e questo è grave. No. Allora, devo solo prendere il devo prendere. Ah, ecco qua le candele, meno male. Due. Devo prendere il calice e la bambola. Che figata! Hanno aggiornato la cosa, bellissimo. Devo accendere un'altra candela in zona. C'è una candela in zona, per favore, dimmi di sì. Devo buttare. Dovrebbe essere andata bene, attenzione. Dovrei aver fatto tutto per sicurezza prima di fare la cosa. Mo vediamo se lo sgamiamo completamente. Se l'abbiamo sgamato completamente. Mo usciamo. 3 candele. 1, 2 e la terza sta là fuori. Fatemi vedere se è tutto a posto, perché ho bruciato il libro. Madonna, ragazzi, bellissimo. Allora, gli oggetti, ok. La speed che sta là, ok. Make the radios. Ah, le radio dobbiamo contare se sono tutte spente. Devo contare tutte le radio spiriti di spegnerle. Ok, ecco qua, ecco qua. Come siamo messi qua? 98. Bellissimo! E ha aumentato drasticamente le interazioni. Molto bello, molto bello. L'unica cosa che devo vedere se il fantasma, mo che lo blocchiamo, e questo mi intriga, se lo vediamo visivamente o trasparente. Ah, giusto, l'entità, se ci sono le finestre dove lui si trova, ti può spiare. Quindi lo potremmo vedere che ci spia in lontananza. Questa è anche un'altra cosa
intrigante. No, comunque, oh, molto interessante. L'unica cosa è mi dà fastidio il furgone. Lo confesso. Perché il furgone, devo essere sincero, fa troppo fasmofobia. Però, alla fin fine, la dinamica... Allora, Obsidio ha una dinamica che non è malvagia, dai, è sempre da... Ok. Fa volare oggetti, ma è bellissimo. Ha aggiornato drasticamente me cogliones. Andiamo a vedere la radio. C'era una radio in quella stanza che devo spegnere. Le candele sono ancora tutte accese. Ok. Non sento radio. Raga, o la va o la spacca, eh. Forse ce la facciamo? È bellissimo sta cosa che dovevamo usare il camion. I will catch you. I'm watching. It's over. Look up. See him. I'm watching. Miserable. God is dead. Ce l'abbiamo fatta. Behind you. Trema tutto. Trema tutto. Ha tremato tutto. Madonna, che ansia. Abbiamo finito. Bellissimo. Abbiamo sgamato l'entità. E mo vediamo se è come dico io. Abbiamo fatto tutto. Bellissimo. Era un... Ok, grande. Spirit Box, Ghost Right, Music Box, Freeze Time. Oh, la prima è andata, è andata. Sono contentissimo, raga. Devo essere sincero, sono contento. Allora, mo abbiamo fatto questa, mo facciamo quest'altra. Mo, sì. Perché hanno cambiato drasticamente il design. O comunque hanno migliorato le texture. Torcia. Sono contento che hanno fatto un cambiamento anche di riaggiornamento del... Ok. Un riaggiornamento del... Solo il contatore è rimasto uguale. Solo il contatore. Vabbè. Chi se ne... Ok. Qui non c'è. Oh, mi ha calato drasticamente una temperatura. Non è qui. Bagno? Vedete le candele? Hanno aggiunte proprio volontariamente nelle stanze. Eh sì, ci sta. Qua potremmo andarci fra poco. Però voglio passare per di qua a sto punto. Oh. Madonna. Non può essere che non c'è nessuno. No, c'è qualcosa che non va. La temperatura sono tutte alte. Voglio vedere un attimo fuori, raga. Sono curioso di vedere fuori. Oh, guarda come l'hanno aggiornato. Cioè, allora, non è che ha fatto chissà che cosa, eh. Ha messo soltanto, ha posto quella cosa brutta in legno. Ha voluto fare delle case vere e proprie. Ok. In sé per sé credo che sono singolarmente separate in diverse location, cioè sono delle vere e proprie mappe indipendenti, non come Phasmophobia che fa un quartiere, poi li seleziona e poi li si sgama anche tramite a una certa distanza. Bene, andiamo a esplorare, capito sta. Perché non lo trovo? È strano che non l'ho trovato, anche se mi ha fatto un effetto strano in un... Ma che cacchio c'è qua? Ma quando fa questa radiolina a me mi mette un'ansia addosso. È una cosa nuovissima.
Ok, le radio da stare attenti. Le hanno spostate le location. Ha sposta poi le location. Ok. C'è un problema. Non c'è una temperatura. Non dico di congelamento, però. Usciamo un attimo. Intanto accende. Oh, porca madonna. Picco jumpscare del cavolo. Mi è apparso davanti. Avete visto? A parte che era brutto perché stava paralizzato così. Però, ok. Andiamo con ordine. Ah, meglio scrivere qua. Quindi tutto turn. Ecco, per sicurezza. Allora, radio è la prima cosa che fa. È comodo così. Prima non c'era sta cosa. Dovevi cercare, cercare, cercare. Invece così è più facile. Vabbè, spero che prima o poi l'aggiorneranno in italiano perché sarebbe molto, 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 molto interessante. Mi è apparso lateralmente. Interessante. Buono, buono. Già attenzione, mo mi è apparso in maniera trasparente. Fammi indovinare, ha spento il generatore. Ok, generatore Brock. Vedete come man mano ci togliamo sempre in due. Demone e effigie. Oh, effigie, raga. Se mette le accende i fuochi è un effigie. Automaticamente, diretto, effigie. No, e mo l'abbiamo visto trasparente l'entità. E uno mi dirà, e come fai a capire se ha un effigie? Per le sue interazioni. E hanno migliorato anche questo. Ora dobbiamo riandare ad accendere la luce, raga. Aspetta, 11. Uè, ma sta a cucinà. Oh. Ok, però. Ecco perché l'abbiamo scamato subito qui. Ok. Grande. Andiamo con un libro e questo. Sta qui, quindi guarda, io mo li butto tutte qua praticamente la roba. Non lo fa, quindi togliamolo. Radiazioni, grande. Ok. Andiamo con calma. Per prima cosa torniamo indietro e qui abbiamo le radiazioni. E basta. Purtroppo basta. Ritorniamo qua con il Ghost Eliminator. Mo dobbiamo sgammare che parla, ma siccome parla. Mamma mia. Allora. Come la nostra. Ok, perfetto, a posto. Andiamo a riaccendere il bro. La cosa. It's over. Miserable. I'm watching. It's over. It's over. On the ceiling. Behind you. Devil. He's here. He's here. Hell is here. Attack. He's here. I'm watching. Ah, giusto, noi per nascondere dobbiamo metterci qua se succede. Miserable. Devil. Sta parlando, quindi Look up. It's over. Devil. I'm watching. Può essere pure sopra, raga, eh. Attack. Torna un attimo, raga. Non scrive. Ok. Beh, non scrive perché non c'è. Però non ho trovato. Ok, parla. Già questa è una cosa positiva. Torna in back e parla.
Spitbox. Beh, almeno due cose. Anche se troppo poco. Però attualmente vedete the doll. Ok. Dobbiamo prendere più delle antiradiazioni. E lo prenderemo dopo. Perché abbiamo fatto la cosa. Per il momento solo questo. Ah no, le luci sono accese. Fammi accendere qua però. Allora perché lì è acceso? Madonna, tasto sbagliato. Devo settare i tasti, raga. È fastidiosissimo. Infatti che devo fare Q ed E per devo fare per il braccio Q ed E per che ne so, per attivare e disattivare gli oggetti, perché è bruttissimo la F. Ho questa per mamma mia, scomodissimo. A che punto sto? 71, perfetto, andiamo. Questo si sta divertendo a spegnere in continuazione il... Sì, ho capito. Miserable. I'm watching. I will catch you. It's over. I'm watching. Bella's here. On the ceiling. Dove cacchio sei? I'm watching. Quindi, ah, quindi si è nascosto qui, Devil. Mi è caduto appena qualcosa. Look up. Behind you. I'm watching. Maledetta. Bella's here. Kill. I'm watching. It's over. God is dead. Miserable. I will catch you. Bella's here. I will catch you. Look up. Okay. I will catch you. I'm watching. He's here. Ma è proprio l'ha rotto. God is dead. Ma... No, va a spegnere sempre il generatore. Ok, non vuole il coso acceso, va bene. Proprio lo tiene affissato. Allora, andiamo con le cose in ordine, perché a quanto pare le radio le accende a palla, raga. A palla. Infatti, vede, già toglie Demone, Oni, Effigi, Rusalk. Te pareva. E mo ritorniamo allo stesso problema. Però Ghost... L'effigi in maniera comune fa molto questo. Però anche il demone faceva la stessa cosa, appunto. La Rusalka molto meno. Quindi la Rusalka possiamo già toglierla di mezzo. Sì, perché il problema è quando non fa quasi mai nulla. Però può essere un demone, raga, Madonna, sembra che qualcuno ti sta spiando. Ma hanno aggiunto una nuova cosa strana. Che cacchio è questa cosa? È proprio la radio che ha questa vocina malefica. Mamma mia che ansia. Quanto sto con? 65. No, dobbiamo trovare altre cose. Dobbiamo trovare. Miserable. I will catch you. Ma non ha orb. I will catch you. I will catch you. On the ceiling. Orb. He's here. I will catch you. Miserable. Niente. Attack. Devil. 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 Miserable. No, non trovo niente. Devo trovare qualcosa che fa solo il demone. E il demone, sapete che fa? Mette i crocifissi all'esterno. Crocifissi sotto sopra. Fatemi vedere cosa fa di preciso il demone, come in maniera estrema. Il demone. Allora, plant pentagrammi, eccolo qua, infatti. Roll football, non ho visto nessuna palla girare un solare. Questa è estrema. Quella più rara invece non lo fa. Non ha fatto niente in tutto ciò per il momento. Piuttosto invece l'effigie sta scritto quello che fa. Allora lui cosa fa? Spegne il candele.
Blowout candles. Blowout. Ho visto delle candele in zona. God is dead. Devil. Miserable. Mo vediamo se le spegne. Solo una mi serviva. In tutto ciò. Mo vediamo se fa. Intanto situazione 65. Poi. Buonanotte, ho sbagliato. È già più difficile quando si tratta di queste entità identiche. Intanto devo prendere piede alle radiazioni. Però non so cos'è. Ho capito. Niente, fai solo qua. Non voglio farlo scatenare, perché in realtà il trucco è farlo scatenare per capire che cosa potrebbe mai fare. Però io non voglio farlo scatenare, raga. Se no ci tocca farlo scatenare un po', perché si innervosserebbe come una iena. E se no mi metto qui, raga. Lo faccio scatenare, raga. E l'unico modo è farlo scatenare. Intanto vediamo un po'. Vediamo un poco qua. Devo farlo scatenare, raga. Devo farlo scatenare per forza. Lo devo far scatenare per forza, raga. Qua mi potrebbe vedere, capì? Quindi devo trovare un luogo dove non mi sgamererebbe. Io per sicurezza metto là e non mi muovo, raga. Quando partirà l'attacco, muti, raga. Guarda come aumenta drasticamente il battito cardiaco. A quel pugno proprio. Ce l'ho pure io questo orologino sul polso. Tanto come ci siamo messi, alla fin fine partirà l'attacco e la luce partirà rossa, quindi non possiamo fare nulla. Però è l'unico modo per fargli fare un'interazione e farlo o fare scatenare, dire qualcosa in più. Ma vediamo quanto tempo ci quando attaccherà, a che livello. Sui 120-130 dovrebbe attaccare per forza. Mo vediamo. Sono un atto in attesa. Mi mette ansia sta cosa, però devo farlo per forza. Magari lo faccio scatenare, fa qualcosa. Però può essere un demone, secondo me. Sì. Decisamente demone. Vediamo un po'. Sì, perché non ho visto fiamme in giro. Ok.
sbagliati. È bruttissimo sta cosa. Forse a breve parte, eh? Scusate che sto concentrato, che non so quando partirebbe l'attacco. Ok. Allora 140 attacca. Perfetto. Classico. Va bene, pensa un po' prima. Pensavo che attaccasse. A questo dovrebbe attaccare. Ok. Mo, perché ho fatto sta cosa, raga? Perché? Mo, a parte che abbassa la sanità mentale. Facendo sta cosa, a parte togliamo di mezzo anche l'allarme. Madonna, quella cacchio di allarme mi sta rompendo i timpani, raga. Dov'è? Allora, ho voluto fare sta cosa perché, avendo fatto scatenare, dovrebbe aver fatto un'interazione da qualche parte. Sta rompendo cose. Allora, è incazzato come una iena adesso. Perché siamo ancora a 100. Non è che mo, avendo fatto incazzare, mo attaccherai continuamente. Che se è così è un problema. Io volevo vedere. Comunque io sono sicuro che è un demone, raga. La butto lì, è un demone. Perché non posso perdere troppo tempo per questa cosa. Dopo che mi si calma un po' e mi placco, a 60 faccio un altro giro di perlustrazione. Se non trovo crocifissi abbassati, perché qua fuori dovrebbe uscire i crocifissi, tombe, roba simile. Non mi dà nulla. Intanto mo che vado, vedo la situazione. Se non lo trovo nulla, faccio direttamente l'esorcismo. Prendo, faccio, clicco demone, assolutamente, e vado con le pillole e vedo il da farsi e vediamo un po'. Che poi, se non sbaglio, non devo fare nulla perché già ho fatto tutto. Infatti devo prendere solo le pillole antidepressive. Arrivederci, grazie. Oh, questa mappa è la più piccola, ma allo stesso tempo è anche la più complicata da risolvere il problema. Niente da fa. Ma io ho messo music box in tutto ciò, scusatemi. Ah, non l'ho messo a music. Non ho messo a music box, raga. Ma io sono cretino. Che cosa serve per music box? Ok, vedete, make all of the radio. Ah, dobbiamo spegnere tutte le radio. Sì.
Infatti non stavo chiedendo, ma scusa. Oh, perfetto. I will catch you. Mo vediamo. Sei fatto abbastanza qualcosa. Perché io sono sicuro che tu hai fatto qualcosa. Comunque tu sei demone. Guarda, te lo metto già. Sono sicuro che sei un demone. Sei un cacchio di demone, fidati. Ah, se seleziono ve l'ho detto che apparirà come ho detto io. C'è un altro che... Ah, è quello la radio, ok. Bene, è un demone comunque. Sta accendendo tutte le radio perché così quando faccio la cosa e sbaglio mi attacca. Ve lo dico subito. Maledetto. Allora, che cosa serve per il fantasma, per il demone? Crocifisso e candela. Ok. Crocifisso e candela. Behind you. On the ceiling. Kill. Kill. He's here. Look up. God is dead. I'm watching. Non riesco a prenderlo. Non lo prendo più. Miserable. Look up. Kill. Look up. Ma dai. On the ceiling. Behind you. God is dead. Attack. I'm watching. Oh, non riesco a ad accenderlo. Perché non riesco a accenderlo più come prima? Maledizione. Aspetta, non è che c'è l'accendino da qualche parte? Ah, giusto, la pillola. Vabbè, ok. Raga, non riesco a fare la candela. Quindi non lo so. Poi che cosa c'era da fare? Spegni tutte le radio, fatto. E andare a prendere della depressione qua. E niente. Ho lavato la spack. L'ho visto. È paralizzato, dai, che tristezza. Dai, eri... Che tristezza, sei mezzo paralizzato. Ci ammazzerà tantissimo. Dai, dimmi se ho sgamato. Dimmi che ho sgamato. Oh, l'ho sconfitto. È un demone, era. Affanculo, io lo sapevo. Scusate per la parolaccia, però è stato fastidiosissimo. È stato fastidiosissimo. Perché non voleva collaborare. Che cos'era? L'acqua santa? Scusami, il demone era uno shade. No, bug. Ecco perché non capivo una mazza. Ecco perché non ci capivo, raga. Era uno shade.
Tecnicamente era sbagliato. Errore, ragazzo. Errore mio. Errore mio. Bene, facciamo... Ok, la casa grande non la voglio fare. Assolutamente no. Voglio fare le altre due nuove case. Quindi scegliamo... Che poi non sono neanche così grandi, però... Selezioniamo. No, dovevo selezionarlo, dai, subito. Start game. Sono rimasto male perché è una casa piccola, era uno shade. Sì. Videocamera e termometro. Ecco, vedete, perché per attivare ci vuole F. Però è stato bastardissimo perché non, la candela non funzionava. Comunque hanno aggiornato tutto, ragazzi, hanno aggiornato tutto. Mi fa piacere di sta cosa. Che bello, non è più confusionario come prima. L'hanno allargata allora. Dai, allora avevo ragione. Perché visivamente è più... come posso dire, ti fa capire di più dove vai adesso. Prima era un po' confusionario. Sta porta non l'ho aperto io. Però grazie, grazie che me l'hai aperto. So che qua dovrebbe starci il contatore. Ma davvero, ecco qua, il contatore. Grazie. Ovviamente ci sarà un piccolo patch di aggiornamento futuro sicuramente del gioco, per via del fatto che infatti hanno allargato la stanza, raga. Hanno palesemente, cioè ha allargato la casa. Praticamente ha allargato la casa. E tu te trovi proprio qui, guarda. Te stai qua a magna, beh, da te. E la madonna, stavo scherzando. Ti arrabbi pure. Ah no, eri in cucina, meno uno. Meno uno. E orb. No, orb no, non hai voglia di orb. Io me ne esco. Maria, io esco. Ah, oh, hanno aggiornato. C'è più ma la casa è aggiornata pure dall'esterno. Ma che bella. L'hanno migliorata. Allora, andiamo con ordine. Prima di tutto, freeze. Spacca bottiglie, rompo famiglia praticamente. Andiamo su... Ok, wall. Ok. Poi abbiamo... Smash plates. Ok. Off. Light. Sì, perché ha acceso appena mo la luce e il televisore. È appena spento tutto. Ma che brava persona. Poi abbiamo la TV. Bene. Però è migliorato, raga. Di design è migliorato moltissimo. Questo già, guarda, è più godibile visivamente adesso. Però per favore, niente demoni, niente. Perché era uno shade. Dopo devo contare un altro shade, raga. Ha spento tutto il contatore. Vabbè. Ah, ho portato quello sbagliato. Mo vado ad accendere la luce. Però ho sbagliato. Volevo prendere radiazioni. Perché si somigliano. Uno è la music box. Poi quella cosa del tipo butta music box il carione. Arrivederci, grazie. E dopo me ne esco. Comunque prima era... Non so se era buggato, però. Mo me ne esco. E questo mi serve. Usciamo. Bene. La cosa bella è che siamo in una buona posizione, che possiamo vedere qualcosa che interagisce. Ok, music box non la fa. Questo poco ma sicuro, raga. Ok, ok. Cioè, il primo fantasma è stato più interessante, che è stato pure il nuovo. Però la falce era meravigliosa. Infatti spero di trovare il bird. Il no, il... Come cacchio te chiami? Il Bert, perché il Bert fa cose uniche. Eccole qua. Child scream, madonna, urla l'urla del bambino, che ansia. Pumpkins, cioè mette in sed. Ah, ok, pumpkins. Kill house plants, ammazza le case. Ah, kill a room with
With spiders. Ah, ecco, quelli sono i ragni adesso. Ah, proprio ragni sono. Ha la stessa caratteristica di quell'altro. Vabbè, festive, flashback, blood, ok. Bloody foot, ok. Cobwebs, non mi ricordo, ragnatele. Vabbè, ok, situazione, ok. Comunque devo cambiare i tasti, raga. No, devo opzioni, ragazzi. Controls, per favore. Non me trovo proprio, raga. Drop, per favore. Ok. No, scusami, infatti ho sbagliato. Ok. Sta buono. Perché c'è il... Che cos'è il pry? Lo metto come T. Ok. Per favore. Ecco, vedete? Oh. Crocifi... Oh, oh, oh. Tanta roba. Aspetta. Aspetta. Ah, ok, no, mi trovo meglio con spazio qui, scusami. Vabbè, mettiamo, dai. Allora, è così, ok. Sì. Eccolo qua. Ok, può essere un demone o un omin. Madonna, quanti ne hai esagerate! La madonna. Ah, giusto, dimenticavo. Che sto maledetto mi ha appena... giusto. Così me lo tolgo dai piedi, ok. Che stavo dicendo? Ok. È un demone. È un demone. Ragazzi, è un demone. Sapete perché dico che è un demone? Pen. Ah, no, devo settare un attimo. No. Pentagram. Demone. Ragazzi, è un demone. Ma devo capire se fa tutto il resto. In tutto ciò, ragazzi, posso essere dire che è un demone. Quindi confermiamo demone. Questo è un demone. Però, perché l'abbiamo indovinato. È un demone, avete visto come... Oh mio Dio! Perché l'abbiamo sgamato, abbiamo indovinato correttamente che è un demone. No, vabbè, fantastico. Io avevo detto io. Sì. Sì, sì. Ragazzi, abbiamo confermato che è un demone, perché visivamente... Perché abbiamo indovinato che è un demone. Bellissimo. Ora devo trovare a Bamba. Io sapevo che parlava. Che parla. God is dead. Look up. Sì, guardate quanti It's tentacoli. No, ma io. Vedete, quando si indovina l'entità, raga, esce l'entità visivamente. Ma che figata. Avevo ragione io. Però c'è un problema. Qua non trovo la bambina. Quindi vuol dire che è vicino, ma non è qua. God is here. È sopra. Sì, un attimo. Ok, si è allontanata. It's over. Ah no, è vicino. Look up. I'm watching. Bella's here.
Mi è piaciuto, quindi avete visto il demone. Perché mentre sta mareando, che figata, bello. Oh, è esagerata, ha aumentato i pentacoli. Comunque è un demone, avete visto come come corre? Bellissimo, bellissimo. Ora sì che si ragiona, quello è un cacchio di... Allora, allora... Quindi noi l'abbiamo sgamato, è molto interessante. Però dovrebbe fare, secondo me, l'animazione quando noi lo catturiamo. Quindi dovrebbe apparire lui, apparirebbe, per confermare che abbiamo azzeccato. Vabbè, no, effettivamente no, sarebbe una sciocchezza in realtà, perché in teoria se lo mostrano vuol dire che l'abbiamo indovinato al 100%, ma se non lo mostrano ed è solo una cosa invisibile, in teoria... Ah. Comunque prima era buggato, perché lo shade non faceva tutte quelle... Eccoti! Hanno aggiornato il modello del demone! Hanno aggiornato il modello del demone! No, è bellissimo, raga. Comunque dobbiamo trovare la bambola. Che figata, ragazzi, sono contento. On the ceiling. Ho capito, dovresti essere, qui, porco. On the ceiling. God is dead. Look up. Hai visto? Il demone appare pure più volte. Maledetto, eccoti dov'eri. Look up. Look up. Wow, raga, la soddisfazione di vedere un'entità finalmente. Raga, la soddisfazione. Sono sincero, la soddisfazione. Sì. It's over. Hell is here. I will catch you. Miserable. Devil. Hell is here. On the ceiling. I will catch you. Tech. Hell is here. Miserable. I will catch you. Allora, cosa tiene? Non mi ricordo manco più. Cosa teneva? Back, perché è un demone, l'abbiamo azzeccato. Freeze. Spit box e basta. E basta, tutto qua. Tutto qua. Eh no, dai. Comunque il demone l'hanno fatto più piccolo adesso, perché ha cambiato poi il modello. Ha cambiato. Apre e chiude le porte. Ah, ma questi ancora non l'abbiamo fatti. Dammi un bel effetto. God is dead. Hell is here. Grande, grazie. God is dead. Devil. Grande. Attack. Grazie, grazie demone, grazie. Che poi è bello che appare verso di te, tu stai qua fuori, perfetto. Ragazzi, sono contenti. Questa è una partita. Questa è una partita, raga. Assafa. Radiazioni e non solo FM. Oh, grande. Mo vediamo un po'. Spegni tutte. Ah, spegni poi il generatore. Vabbè. Semplice. L'ha spento 2 o 3 volte. Però devo fare un check. L'oggetto del bambola già fatto. Pillole lo devo prendere. Accende le candele. Ok. Situazione. Ok. Faccio calare prima e lo catturiamo. Mi dispiace solo per la prima missione. Mi dispiace solo quella missione. Cioè, scusate, la seconda. Perché ci ha fregato, perché non si capiva. Era uno shade. Ma raga, lo shade però faceva comunque troppe interazioni. E non l'avevo, per scontato che era uno shade. Quindi avete visto, quando noi si sceglie, si individua, si indovina. Oh, guardalo dov'era. Sta apparendo un po' troppo, mi piace. Mi piace. Cioè, un po' non troppo alla, alla Ghost Hunter Corps, però, Ok, perfetto. Andiamo a prendere le pillole. Ma quindi ha spento il generatore, sto disgraziato? Forse sì. Quindi quando appare, ragazzi, quando appare, le pillole. Fuori uno. Giusto, dimenticavo. Tasti, sì, perché mo avendo lì aggiustati un po'. Wiki Ghost Demone. Dobbiamo prendere ecco, crocifisso e candela. Ok.
crocifisso e candela. Vabbè, candela e crocifisso. Bene, accendiamo le cose. Uno qui. In casa. Due. Un terzo. Mi serve un terzo. Miserable. It's over. God is dead. Ok, sai che dovrebbe funzionare in automatico. No, le luci sono accese, non va bene, devo andare a spegnere il contatore, il generatore. No, mi dispiace, lo devo spegnere. Non me l'aveva proprio spento. Però quelle luci non funzionano. Maledetto. Dove aver fatto tutto. Sì, la candela l'ho acceso io. Niente, dobbiamo andare con il libro. Andiamo con tanta ignoranza e speriamo di farcela. Se poi ci schiappetta, problema nostro. Pronti? Non so neanche dove nascondermi, quindi sappiate che... Eccola. Dovevi averlo sgamato. Come? Non è un demone? Marona l'ansia! Meno male che abbia quasi fatto. Solo un secondo, madonna. Che ansia! Solo un secondo, devo mutarmi qui. Mi sentite? Sì. Allora, ragazzi, era un gin. Quindi vuol dire... Ecco perché visivamente. Perché il gin è piccolo, è uno sgorbio. Ma no, allora vuol dire che quando io ho selezionato demone, ecco che io ho detto che visivamente il demone era diverso. Perché non era un demone, era il gin che corre. Eh no, però il gin è diverso. Sta cosa mi ha intrigato. Quindi vuol dire che se tu lo selezioni, tu magari vedrai sempre quell'entità. Però in realtà è sbagliato che tu la vedi in quel modo. Ma in realtà è sbagliato. Non l'ho capito. Comunque era un gin. È da capirci un po', raga. È un po'. Mi sta trollando un po' troppo questa entità. Questa entità mi sta a trollare un po' troppo. Ci faccio un'altra casa piccola. Sì, perché vorrei fare una casa grande in realtà, però non è cosa. Dai, vabbè, chi se ne frega, facciamo una casa grande. Poi è bellissimo. Dietro un divano non ti vede, bellissimo. Ci facciamo la nuova casa, dai. Seleziona start. You're all set up. Radio me and when you want to leave. Ci dobbiamo nascondere qua se succede qualcosa. Allora, oggetti. Torcia, grazie. E ritorniamo sempre con questo. E usciamo per di qua. Ah, la nostra vecchia casa. Che bello. Prima era questo il nostro lobby. Fuori si vede pure dove abbiamo. Ok, figo. Simpatico. Prima facciamo un check qui fuori. Qui sopra. È assurdo che mi ha rifregata. Era un gin. Sì. Devo riprendere in mano, ragazzi. È da un pezzo che non porto questo gioco e quindi giustamente sono fuori forma. E però aveva tutte le cose da demone, no? Ma secondo me ci sono dei piccoli... è un piccolo bug. Ho un piccolo bug o piccoli errori ci sono, perché... Ok, è vero, mi ha dato... però mi ha dato automaticamente demone quando io ho scelto il pentacolo, capito qual è il problema? Non... quello è il problema, il pentacolo automaticamente era demone. Invece mi ha dato Gin.
C'è qualcosa che non va. Deve risettare assolutamente, ragazzi, il comportamento dei fantasmi e degli oggetti che fanno. Sì, perché, ragazzi, era demone. Era sicuramente era un demone non dal comportamento, dalle prove che mi ha dato. E l'ultimo del pentacolo a terra era demone. E invece mi ha dato Jin dopo. Piccolo, non dico che è un errore dello sviluppatore, però ok, ha fatto un aggiornamento ignorante, quindi non posso dire nulla. Ah, quindi tutta la casa. Che bello. Eh sì, perché nella casa nella vecchia casa era tutto un cerchio, invece adesso con l'aggiornamento, fighissimo. Ciao papà, ciao. Quindi vuol dire che i prossimi qui metteranno ad Halloween lo spaventapasseri. Ha spento il contatore. Vuoi scommettere? Ah no, ha spento pure solo la luce. Ok, però interessante, intrigante, interessante. Quindi l'entità, se tu non lo individui, però mi ha fregato. Mi ha un po' fregato. Intanto andiamo con ordine. Sì. Andiamo con il fatto che deve. Ok. Togliamo già il off. Quindi le luci. Vabbè. È inutile vedere. Ok. Continuiamo. Sì, qua apriamo un poco perché. Però ancora non l'ho trovato l'entità. È strano che non l'ho trovato in tutto ciò. Ragazzi, l'entità non lo trovo. No, l'ho trovato. Sta sopra. E non l'ho visto. Non l'ho percepito. Sta qua. No, è giù. Ma scusami. Mi stai prendendo in giro? Se non hai proprio. Fai schifo. Ok. Wow, stai proprio qua, stai. Ok. Oh, ragazzi, una orb non la becco mai, una orb. Che cavolo. Vabbè. Un coso di giocattolo ho visto, di dinosauro. Madonna, intanto. Ok. Un attimo, solo un secondo. Perfetto. Bene, allora stavamo dicendo. Se no qua io mi scordo. Sì, devo rispondere per confermare una cosa. Mi ha fregato quel gin. No, il gin è stato un bug. Perché il gin non aveva quelle cose. Cioè, non aveva l'ultimo messaggio, non era quello. Mi è un po' dispiaciuto perché è la seconda volta che sbaglio l'entità. Ok, la prima volta non avevo proprio indizi, quindi mi ha dato lo shade una ombra. Però col gin è apparso. Però è invisibile, trasparente, perché conferma che noi non abbiamo selezionato l'entità. Però vediamo se stavolta di non sbagliare stavolta l'entità, eh? Dai, su, su. Avete visto che però le partite di Obsidio durano di più? Allora, durano di più quando giochi da solo. Però fa più interazione. Questa diciamo che è una cosa positiva. Però adesso andiamo con. Che brutta macchia. Comunque sta qui, quindi vediamo un po'. L'unica cosa è che quando scrivi dobbiamo vedere dov'è il cammino. Il cammino dovrebbe essere là, appunto. Se scrive già buttiamolo, insomma. Ok. A parte che potevo pensare dall'altra parte passare. Comunque è bello il fatto. Però
Se avevo ragione, che ho sbagliato io a pensare che potesse essere un demone. Sapete perché? Perché al di là che l'ho selezionato subito, in maniera forse... Dopo devo rivedere perché può essere che ho fatto io l'errore effettivamente, che magari mi dà Gin e demone. Però io ho selezionato la cosa del pentacolo. Sono cretino. Ok. Ok. Uno. Perfetto. Vabbè, vedete, poi mi mette un sacco di cose qui, no? A me fa ridere che appare là, quindi mo vediamo. Andiamo con gli oggetti. Allora, FM, radiazioni, music box. Poi abbiamo cross, outside. Vedete, mi dà sempre di nuovo questi. Ok, però bollitore, il bollitore. Com'era il bollitore? Off. La stufa. Oni e Gin di nuovo. Eredaglie. E sta cosa però non aiuta. Bene. Mancano comunque altre cose da provare. Ah, ma io sono cretino. Sono cretino, mi sono scordato la scritta sul muro, è vero. E toy giocattolo, dinosauro. Allora, ritorniamo qua, è vero. È vero, una cosa che non fa il fantasma è il toy dinosauro. Gin! Automaticamente Gin mi dà. Ok, vediamo Blood, per favore, Blood. Blood. Ok, c'è qualcosa che non va. Blood writing. Aspetta. Togliamo la stufa, perché forse ho sbagliato quello. Blood. Wall. Fammi vedere il costo wiki per favore. Gin. Ma comunque sono scemo. Il gin è nuovo. Ma io sono cretino. Il gin è nuovo come entità. È vero. Ah, madonna, concettata a fasmofobia. Mamma mia, è vero. Quindi ha aggiunto due entità. Ah, ok. Ecco perché è incasinato. Ah. Devi stare calmo. Quindi non è... Allora può essere un gin, però vedo... Senti, vado con Gin. Vado con Gin, raga. Che poi... Gin, quindi vuol dire... fammi vedere il Gin che casa... Crocifisso e salt, il sale. Ok. Però, non mi ricordo. Devo ricontare qualche vecchia partita di Phasmophobia. Select, mettiamo Gin, raga. Mi dice che il Gin, raga, è il Gin. Anzi... Proprio con lo... Mo con l'anima... Mo abbiamo scelto che il Gin. Quindi visivamente deve essere diverso dal demone. Se si rivede esteticamente il Gin, cioè il rospetto là, quel coso, ragazzi, allora vuol dire che anche prima era Gin e qua c'è un problema di bug. Intanto... Mi dice che è il Gin. Stiamo a vedere. Intanto ancora non ho messo le altre cose qui. Per parlare e per questo.
Vediamo se fa anche il point coso qui. L'allarme. Moscerini 666. Ok. Ah, ero io, ok. Voglio un attimo uscire e rimanere qua a guardare, perché a quanto pare appare dal nulla, perché l'entità ti appare quando sei nel corridoio. Quindi questa cosa non è un bug, perché è per farti spaventare. Però a sto punto ci può essere fortuna. Forse per noi può essere una cosa fortuita. Intanto devo aspettare che si abbassa sanità mentale, che dobbiamo cercare. Che dobbiamo cercare. A parte che cosa abbiamo? Un bel po'. La speed box è da vedere, ma non credo che ce l'abbia, eh. Intanto vediamo. Perché se interagisce, raga, forse lo sgamiamo. L'avete visto? Il Jin è diverso visivamente, esteticamente è diverso. Quindi allora, come ho pensato io, che se tu selezioni l'entità, anche se sbagli tecnicamente, tra virgolette, ti mostra l'entità che tu hai selezionato, ma poi è errato dopo. E però è strano sta cosa. No, ma prima non è secondo me prima era il demone e mi ha confermato il Jin, ma è sbagliato era. Devi stare calmo. Sì, perché ogni entità cambia visivamente. Se il demone è stato aggiornato, magari visivamente è quel coso obbrobrio, ci sta. Però il Jin è nuovo e non credo che potevo fare uno sgorbio, perché io mi sono confuso con l'altro che ecco, eccolo. Allora il Jin esisteva, è un lo spettro così. Ok, perché visivamente, io mi ricordavo che il Jin. Io devo ricordare se il Jin c'era, ma c'era già il Jin. Appicciata la luce là in fondo. Allora, siamo a posto? Buonanotte pure io. Vediamo di trovarlo. Perché questo è il Jin. Perché visivamente il Jin era questo. Il Jin era quello, raga. Ma lo ricordavo che era uno spettro. Prima era corretto, raga, che noi avevamo sgamato il demone. È sbagliato, era un bug il gioco. Troppi moscerini. Comunque ora sì che è da Jin. Non è da demone. Perché i moscerini non sono da demone. Comunque, ragazzi, questo non parla. Ok, non parla. No, ci sono rimasto male per il fatto del Jin. Piatti rotti, vabbè. No, ragazzi, non parla. Meno ma. Ti ho sgamato. Volevi spaventarmi, furbacchio. Non fa tanto paura, però. Bene. Bene. Mo mi butti le cose davanti, maledetto. Allora, l'entità appare quando fa un'interazione, quindi. Questa è una cosa positiva. Bene. Mo abbiamo tecnicamente sgamato l'entità. Ragazzi, ho selezionato che era un Jin. Ok. Il Jin aveva bisogno di crocifisso e sale. Ok. Andiamo a prendere crocifisso e sale. Però vediamo che cosa serve qui. Dobbiamo spegnere questo. Ok. Antipellicolo lo devo prendere. Tutte le radio devono essere spente. Ok. Poi e niente. Situazione perfetta. Sì, comunque è più da Jin. Questo è un Jin. L'allarme mi ha un po' stancato. Però voglio andare a vedere se ha spento il contatore veramente. Sì, perché c'era ancora quel piccolo bug. Vediamo se è rimasto. O è stato lui solo a spegnere ma non ha spento il contatore. Ok, il contatore
Oh, mi stai prendendo in giro. Comunque confermiamo che è un gin. Madonna, devo fare tutta sta cosa. Devo prendere pillole della depressiva, ca? Che era sale. Che era sale. Sì, perché non me lo ricordo mai. Sale e crocifisso. Sì, quella è l'acqua. Che bello che mi vuole fare paura questo. Ok, non scrive. Intanto togliamo quello che non serve. Ah, ma lui che cammina? Ah, madonna. Oh. C'è un problema di tasti, vero, C'è un piccolo problema, se fosse buggato, ok, come non detto. Usciamo 100. Uè, mi volevi fare paura, maledetto. Allora, comunque questo è un gin. Mo se mi dice che è un demone che ho sbagliato, mi incavolo, Mamma mia. Mi dà un fastidio. Sì, perché mi ha urtato un po' il fatto di prima. Comunque quello era un demone. Era un demone. Era aggiornato il modello del demone. Mi fa piacere. So che non so dove nascondermi dopo. Hai visto? Le partite comunque turicchiano. Mi fa pure piacere in realtà. Però non so quanto sono durate in realtà le partite. Però certamente credo che questa, almeno abbiamo scoperto che questo è un gin. Volevo fare un'ultima partita con l'ultima, ma no, l'ultima, penultima mappa, ultima. Voglio rifare quella là precedente e vediamo, e la concludiamo. In realtà c'è quella grande. Infatti mo la farò, è l'ultima. Abbiamo visto tutte praticamente, manca solo quella grande. Dai, togliamoci il pensiero. Tanto è una radiolina del cavolo, non è che... Dove mi nascondo quando questo mi attacca, sto maledetto? Dimmi se mi posso nascondere... Non posso nascondermi qua. Qui invece dove posso nascondermi? Da nessuna parte, maledizione. Sì, perché io non mi posso nascondere così all'improvviso lì dietro, sarei un imbecille. Sì, perché io sono sicuro che è buggato. Vediamo. Madonna, tutta la casa. Lo sapevo. Lo sapevo che era buggato. Io l'avevo detto, io avevo la sensazione che era buggato. E proprio in generale, il gin e il demone sono buggati. Cioè non è che sono buggati, sono sbagliate le impostazioni di gaming. All right, I'm on my way. Sono impostati male. Guarda, mo mi darà demone. Potete scommettere che mi darà demone. Yurei! No, vabbè, non c'entra... No, vabbè. È un peccato, è un peccato. Ultima modalità, raga, e la concludiamo.
E dobbiamo, anzi, l'ultima mappa. Uno, abbiamo fatto 1, 2, 3, 4. E manca l'ultima, che è la più grande e che mi piace pure esteticamente. Sì, start. No, hanno aggiornato tutto. Hanno aggiornato. Allora, ritorniamo con questo che ormai a posto. Questo è rimasto 7-6, stacca praticamente. Ok. Raga, questi orb proprio zero, eh. Mannaccia te. No, ho sbagliato. Ah, oddio, no, non dirmi che. No, ah. Ah. Oddio, hai una potenza disumana di energia. No, non puoi essere qua. Sei sopra. Sei sopra, non mi mentire. Sei sopra. Mi hai fatto confondere tantissimo. Infatti. No, sei qui. Dicevo io. Era un verso strano o I don't know, mi sono perso. Meglio uscire, raga. Oddio, mi aveva chiusa la porta. Usciamo un attimo, raga. Tombe. Ok, tombe. Tombe. Allora, lui tecnicamente ci potrebbe vedere la spia da là, perché lui sta sopra. Ci può scrutare dall'alto. Da qualche finestra, come patch. Ok. Madonna che ansia. Comunque la casa è stata riaggiornata visivamente anche questa, eh. Dimmi se la sanità si sta abbassando intanto. Tombe, tu tombe. Play. Che era? Lucuele. Out. Blows. Perfetto. Sì, perché mi scordavo il nome che si diceva Blows. Ok, rompe bicchieri. Ok, non è già un demone. Almeno questo già è qualcosa. Può essere un effigie, un rusalco, un mare, uno shade. Ok. Sanità 70. Gioca con la radio e con il... Ok. Spacca tutto questo. Non scrive. Bello che accende la luce. Mi fa piacere che hai voglia di giocare con me. Ma io non ho voglia di giocare con te, onestamente. Vado un po' di fretta. Meno male che ci ho pensato. Sapete perché era troppo easy che lo trovavo subito davanti a me. Ha un'energia disumana. Ok. Niente radiazione. Ok. Per il momento è freeze. Usciamo. Freeze. Ah, questo è il coso. Ho sbagliato aria. Ah, l'ha aperto lui sta porta. Non l'avevo aperto io. Ok. Tiene. Allora. Tutto off.
Off radio, che era l'allarme là. Allarme. Ok. Shade, effigie Rusalka. Però non abbiamo finito perché siamo, dobbiamo andare su. Music box freeze. Ok. Quindi, no, quindi erano loro buggati, ragazzi. Comunque, erano loro buggati. I due personaggi prima, i due entità erano buggati loro. Perché chiude sempre sta cacchia di porta? Per chiudere la mia porta? Ma chi ti permette, animale? Uno mi direbbe perché hai meno ansia qui rispetto a Phasmophobia? Perché non mette proprio ansia, ansia. Fa più interazioni, sì. Prego, dimmi che sei qui in zona. Prego, dimmi che già mi fa parlare, quindi già è qualcosa di rotto. Grande. Bene. Parla pure. Comunque quella radiolina del cacchio dove parlano le persone la migliora. L'ha migliorato drasticamente. Sicuramente devo andare a spegnere tutte le radio, ragazzi. Perché parla. Parla. Se mi metto qua dovrebbe apparirmi ogni tanto. Allora, Spirit Box. E basta. Ho questo. Ok. Bene. Solo che adesso abbiamo uno Shade, un'effigie e una Rusalka. Io devo capire. Ora io devo capire. Quando lo individuo, lo rindividuerò l'entità e capirò che può essere un demone. Per dire. Cioè, scusate, un effigie. Però l'effigie ha le lanciafiamme. Cioè, proprio brucerebbe mezza casa. Cioè, più o meno. Non è che brucia casa, però. È una delle sue interazioni. Ah, giusto, intanto fatemi controllare. Nel frattempo, grazie che mi avete fatto ricordare. Anzi, lui. Tre candele. Tutte le radio da spegnere. E mettere. Ok, praticamente abbiamo fatto buona parte del lavoro. Dobbiamo accendere le candele. Una. O faccio un po' il bastardo. Intanto devo. Ci sono un sacco di radio. Le radio le devo spegnere, ragazzi. Un'altra candela sta qui, però devo spegnere una cacchio di radio. Una. Due. Devo controllare se sopra non c'è un'altra radio. Ok, non c'è nessun'altra radio accesa. Ehi! Mi ha appena chiuso la porta in faccia, ma come te permetti? Togliamo quelli che non ci servono. Ma ho messo freeze. Grazie che mi hai fatto ricordare. Intanto esco per di qua. Tanto posso. Allora, fammi controllare una cosa. Ma ho messo freeze. Grazie che me lo sono ricordato. Ma freeze l'ho messo. Ah, ok, l'ho messo. Un'altra radio accesa, cacchio, le accende troppe ste radio. Devo controllare. Le candele sono accese. Vedi, devo spegnere. Tre candele. La bamba sta là. Devo capire però cos'è. Ho messo che apre e accende ogni santa volta le radio. Off, aspetta. Off radio, sì. Ok.
Dobbiamo chiudere door, le porte. Ok, wall. Effigie Rusalka, ok, già è una cosa positiva perché può essere una Rusalka, ma può essere anche un'effigie. Però fa troppo da... Dovrebbe essere qua. Secondo me non è un'effigie. Secondo me è una Rusalka. L'effigie doveva già lanciare qualche fuoco da destra e manca. Che vi ho detto? Ragazzi, è un'effigie. Ragazzi, è un'effigie. Il fuoco che sta là è un'effigie. Ragazzi, abbiamo trovato la cosa che ci serviva. Perfetto. Ragazzi, è un'effigie. Grande. Mo' abbiamo sbloccato un effigie. Vorrei solo vederlo, magari se lo sgamiamo. Voglio vedere se rimanendo così lo sgamo, raga. Voglio vedere un effigie. Però piccia un po' troppo in luce. E le spegne pure. Io te li voglio vedere però. Sì, perché adesso si può vedere. A sto punto se mi appare a random mi intriga. Mo' vediamo se ho confermato la mia teoria. Voglio essere sicuro al 100%. Quindi quando confermi che un'entità particolare deve essere, si mostrerà con quella entità che tu hai voluto evocare. Dovrebbe apparire qua. Se vuole. Se deve apparire. Ragazzi, è un'effigie. Avete visto? Avete visto? Mo', avendo confermato che è un'effigie, e devo staccare pure una cacchio di radio, perché la sta accendendo in continuazione. Vediamo i ghost effigie. Cosa serviva? Le rune e l'acqua santa. Bene. Esorcizziamo, tre candele accese, dobbiamo spegnere radio, a posto. Bene. Mo' andiamo con ordine. Buttiamo l'acqua santa lì, e ne so pure due oltretutto. Però apre un po' troppo le porte questo qui, eh. Ma per sicurezza ne metto pure due, non si sa mai. Me ne ha dati due. Oh, molto vicino. Mo', se mi da... me lo conferma, ragazzi, in senso del... che ho indovinato. La radio. Qual era l'altra cosa delle effigie? Me lo so già dimenticato. No, effigie, per favore. Rune, ok. 1 e 2. Ok. Voglio essere sicuro. Se non c'è una cacchia di radioattiva. Ok, no. Comunque hanno migliorato drasticamente la casa, però. Ok, non sento radio, raga.
Ma vediamo se l'abbiamo indovinato. Per forza. Per forza. Avevo ragione. Ragazzi, avevo ragione. C'è un bug. Oh, ti ho appena sconfitto. Ma che vuoi? Mi batte pure. Ti ho esorcizzato. Ma che... Ma... Bene. Era un effigie. Allora, quello che ho capito... C'è un bug tra il demone e il djinn. Ok, e questo l'abbiamo scoperto. La dinamica è migliorata. E questo mi garba, molto. Almeno così puoi vedere le entità, perché visivamente sono diverse. Però ovviamente vengono viste tramite la tua opzione di gioco. E se l'hai indovinato, forse. Devo capirci ancora sta cosa. Quindi il demone palesemente è stato aggiornato visivamente. Poi... Quale altra cosa volevo dire? Mi piace finalmente che l'effigie usa le fiamme e brucia qualcosa in casa. Perché era veramente impossibile a volte indovinare tra effigie, demone e Rosalka. Infatti, però non era Rosalka perché era troppo casinara. Casinara, perché Rosalka è molto timida, molto più silenziosa. E l'avete visto anche nei miei gameplay. Infatti mi dispiace che state vedendo sia Phasmophobia sia Obsidio con le vecchie patch. Però pazienza, ragazzi, dovevo togliermi di mezzo tutte quelle partite. Però ho vi ho fatto i special di Natale, sia di Phasmophobia sia di Obsidio. Entrambi sono durate tantissimo, anzi posso dire che con Obsidio sono durate pure di più le partite. E abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5 mappe totali, quindi 5 partite totali. Phasmophobia ho fatto 7 partite e c'è una grande, tanta differenza effettivamente da notare, di gaming. È ancora lento. Però sta carburando, dai, almeno graficamente aggiornato. Bene ragazzi, io qua vi saluto, qui del 38, al prossimo video e buone feste ancora, del terrore in questo caso, e spero che vi sia piaciuto anche l'aggiornamento di Obsidio. Qui del 38, passo e chiudo. Bella ragazzi.